Mercoledì 14 febbraio, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. I nuovi rincari delle polizze RC Auto sotto la lente del governo. Il Mimit ha convocato la commissione di sorveglianza dei prezzi. Secondo IVAS, le tariffe a novembre sono salite del 7% annuo, i costi più alti a Napoli e Prato. L'elettrico in Italia non decolla. A gennaio la quota di veicoli commerciali BEV è scesa all'1,9%, ovvero oltre un punto in meno rispetto alla media del 2023. Un dato ancora più sorprendente in un quadro che vede le immatricolazioni di mezzi fino a 3,5 tonnellate in aumento del 35,4% annuo. Passiamo alla politica con l'esame degli emendamenti al decreto mille proroghe, via libera nella notte delle commissioni bilancio e affari costituzionali della Camera al taglio dell'IRPEF agricola. Per 2 anni esentati i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro, importo dimezzato per quelli tra 10 e 15.000 euro. Passa anche la modifica sullo scudo penale per i medici. Si è invece riunito ieri al MIT il tavolo sui trasporti eccezionali presieduto dal ministro Salvini, definiti 8 punti chiave per il piano nazionale, tra cui individuazione di corridoi dedicati, semplificazione amministrativa e procedure di verifica delle autorizzazioni. Veniamo al mondo delle imprese. In Italia si confermano forti disparità di genere. Secondo uno studio della Roma Business School, solo il 24% dei CEO e il 32% dei manager è donna, ancora elevato anche il gap retributivo. In chiusura i mercati finanziari, borse europee all'insegna dell'incertezza, diminuiscono le speranze degli investitori per un taglio dei tassi a breve termine da parte della Fed, petrolio poco mosso con il Brent attorno agli $83 al barile, ancora rincari sulla rete carburanti, benzina a 1,86 euro al litro e gasolio a 1,83 euro. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.